Buongiorno, più tardi, proprio perché la gente oggi festeggia il Natale dal Crislam, voglio parlarvi invece del Corano. Più tardi vi presenterò l'ultima sura, anzi l'ultimo versetto che fu rivelato dall'arcangelo Gabriele al profeta Maometto. Ora vi voglio leggere quello che secondo me è il cuore mistico del Corano, contro ogni radicalismo, quindi contro i talebani, contro quelli che pensano che diciamo che l'alternativa all'Islam è il Crislam, che è cristianesimo e Islam insieme, una nuova fede, un solo Dio, il cui nome giova nella Bibbia, là nel Corano. Versetto 35 della sura An-Nur, la luce. Allah è la luce dei cieli e della terra, la sua luce è come quella di una nicchia in cui si trova una lampada, la lampada in un cristallo, il cristallo è come un astro brillante, il suo combustibile viene da un albero benedetto, un olivo né orientale né occidentale, il cui olio sembra illuminare senza neppure essere toccato dal fuoco. Luce su luce, Allah guida verso la sua luce chi vuole lui e propone agli uomini metafore, Allah è onnisciente. Versetto 36, e si trova questa luce nelle case che Allah ha permesso di innalzare, in cui il suo nome viene menzionato, in cui al mattino e alla sera egli è glorificato. Non c'è altro Dio che Geova nella Bibbia, là nel Corano. Gesù, il Messia, è verbo di Dio, e Maometto, l'ultimo profeta, dal Crislam. Io ho fatto la mia scelta e voi fatela anche voi, non lasciatevi soggiogare dal radicalismo. Il Crislam è l'alternativa. Con questo è tutto, che Dio vi benedica e vi saluti.